Perché diavolo questi posti sono sempre sul cocuzzolo di qualche dannatissima montagna o in mezzo al mare? Non potrebbe essere tutto più facile? Come scoprire il modo di entrare? È tanto difficile quanto entrare a Fort Knox. Una sola mossa e tutti i segreti vengono svelati. Arrivando qualcuno. Vediamo se riesco a trovare la combinazione. Codice errato. Questo no. Codice errato. Neanche questo. Codice errato. Codice errato. Codice errato. Salve ragazzi, spero che non vi dispiaccia se interrompo la festa e vi spacco la testa. Sei dalla parte sbagliata, amico. Muori! Devo ricaricare. Tu non mi vedi, ma io posso ucciderti! Perché Doc non ha pensato di mettere un caricatore rapido su questo aggeggio? Uccidi 10 dei miei compagni e 100 prenderanno il loro posto! Dove diavolo è l'altro caricatore? Abbiamo un sacco di piombo per cambiarti i connotati! Devo ricaricare. Aspettate un attimo, gentaglio! Che ne pensi di questo scontro a fuoco, vecchione? Devo ricaricare. Aspettate un attimo, gentaglio! Sono rimasto con un solo caricatore. Se mi imbatto in altri guai, dovrò solo sperare che la mia vista migliori all'improvviso. Ebbene, Hans, mi spiace mettere fine alla tua carriera, ma potresti trovare lavoro come manichino di Crash Test. Bene, ragazzi, tirate malissimo, ma sanguinate proprio bene.
Non sapete che queste cose possono uccidervi? Tu non mi vedi, ma io posso ucciderti! Va bene, Michael. Vuoi un confronto diretto? Una bella scazzottata a sangue finché non muore uno dei due? Ne sono lieto. Ti aspetto sulla seconda piattaforma della Torre Eiffel a 1:00. Sono sicuro che l'agenzia sta ancora finanziando quel vecchio baraccone ambulante di Ogden, perciò sono certo che non tarderai. Dopotutto, la possibilità di uccidermi è qualcosa che non puoi farti sfuggire. Mi sembri molto ansioso di vedermi abboccare all'amo. Mi chiedo perché. La voce di Kane mi rimbomba in testa. Ricordo quando eravamo soci e lui faceva uscire allo scoperto gli agenti nemici e faceva saltare loro la testa. Non credo che gli darò un'altra chance. Hai fatto un buon lavoro. Uno degli uomini che hai fatto fuori avrebbe dovuto sganciare una nova nel Danubio. Questo avrebbe contaminato più di 20 nazioni europee. Ecco perché Kane è così infuriato. Che mi dici delle altre informazioni? Non abbiamo ancora niente sull'Aquila, ma ecco l'identificazione delle impronte della ragazza, Daphna Carmel. È proprio un bel soggetto. Daphna Carmel, nome in codice Succubus. Nata il 25 giugno 1971 a Praga, Cecoslovacchia. Scuole, Università Statale, Facoltà di Medicina. È stata espulsa nel 1991. Nel 1992 è stata scelta dai Cavalieri di Khalid. Nel 1993 abbiamo le prove del suo primo omicidio, un giudice francese di Parigi. Nello stesso anno esegue altri 23 omicidi accertati. Nel 1993 entra a far parte delle forze speciali di Kane. Nel 1994 esegue altri 20 assassini accertati. Dal 1995 non abbiamo informazioni. Sembra essere scomparsa. Perché l'hanno buttata fuori dalla facoltà di medicina? Esperimenti sull'eutanasia. Era lei a decidere quali pazienti dovessero vivere o morire. Fu accusata di omicidio e quando stavano per arrestarla svanì nel nulla. Subito dopo fu assoldata dai Cavalieri di Khalid come sicario. Ha un grande talento in questo, fuori e dentro la camera da letto. Il suo nome in codice, Succubus, significa donna vampiro, perciò stai attento. Sì, mammina. Il Mossad ci informa che è stata vista a Gerusalemme in 8 occasioni negli ultimi 12 mesi. Il rifugio segreto di Kane? È quello che pensiamo. Abbiamo un posto per te. Michael, non abbassare la guardia. Daphna vanta 43 omicidi accertati e ama il suo lavoro. Bene, anch'io. Buonasera, il terrore mondiale continua in tutto il mondo. Il panico si sta diffondendo, incalcolabili, le vittime da riserve d'acqua contaminate. In tutto il mondo sono stati letteralmente assediati negozi o fabbriche dove si possa trovare acqua potabile. Gli esperti non sono in grado di spiegare il dilagare di questa epidemia. Rimanete in ascolto per ulteriori aggiornamenti e per qualsiasi informazione d'emergenza. Jessica mi ha fatto un resoconto della tua missione. Anche per un agente più giovane non sarebbe stato facile, ma mi sembra che tu stia esagerando. Grazie per la fiducia. Peccato che non sia il tuo compleanno. Avrei potuto regalarti una delle vostre cravatte. Il prossimo anno, forse. Adesso non è ancora perfetta.